Dai, accenditi. Mannaia la puttana. Marco, sì, sono sveglio, non sono nudo. Senti, mi si è rotto il televisore. Devi venire subito, devi venire. Ma devi riparare il televisore che mi devo guardare la partita della Juventus. Minchia che velocità! Benvenuti a Ripevo Cost. Bene, siamo ospiti a casa del signor youtuber, circa 10.000 iscritti, Vicious 17. Buongiorno signori. Allora, questa mattina sono qua, a parte che diciamo che io e Salvatore collaboriamo non solo su YouTube, ma anche nella vita personale, che ci passiamo le rogne. Allora, in questo punto, stamattina cosa abbiamo fatto? Siccome io avevo un netbook maledetto, schifoso, da formattare, e lui, nel suo tempo, aveva un monitor per PC, come possiamo vedere, già smontato, da riparare, ho detto tu fammi il netbook, io ti faccio il monitor. Quindi, sempre si collabora come si è possibile. E vuoi salutare? Un saluto a tutti, ci aiutiamo l'uno con l'altro come se come nella vita dovrebbe essere e non che si fa concorrenza. Esatto. Allora ragazzi, cominciamo subito con questo difetto. Allora, Vicious, puoi chiedere, puoi praticamente spiegare il difetto di Il questo difetto notebook? di Notebook. questo TV monitor è che si chiude e si accende da solo e per accenderlo bisogna staccare e attaccare la spina più volte. Volte. Pure premendo il tasto di accensione, se fare così per 10 minuti poi si accende, ma Ok. dopo un'ora nemmeno, a volte si chiude dopo 10 minuti, a volte dopo un'ora. Ok ragazzi, allora questo difetto per esperienza personale dico che è un difetto di... Sì, chiudo per favore. Lo chiudo se faccio pure uno. Tanto un po' a freddo. Ah no, perché sì, questo è interessante. No. 3, 2, 1. Bene ragazzi, allora questo difetto qua di solito per esperienza so che dovrebbe essere il condensatore elettrolitici. Ma i condensatori elettrolitici sono questi qua, come possiamo vedere, questi qua in serie e anche sulla scheda. E questo perché? Perché i condensatori a volte si gonfiano, quindi è un difetto visivo, e praticamente non fanno più il loro dovere, quindi in automatico non permette subito l'accensione o a volte non si accende proprio, eccetera. Quindi andiamo a analizzare i condensatori. Come possiamo vedere, ragazzi, i condensatori della scheda alimentazione, cosa molto strana, ma sono tutti buoni, cioè nel senso che non sono scoppiati. L'unico condensatore gonfio che vedo è sulla scheda RGB, cioè praticamente sulla scheda motherboard, come possiamo chiamarla. Qua sotto dovrebbe esserci un altro condensatore, dovrebbe esserci un'altra parte che non dovrebbe c'entrare un cazzo con la situazione, perché ho visto anche io il difetto, ragazzi. Non è proprio come ha detto Salvatore, perché il televisore si accende, cioè in standby ci va, però poi all'accensione non arriva praticamente alla tensione corretta per accendersi. Quindi ci vuole un bel po'. Comunque, al momento, ragazzi, cominciamo a prendere un phon. Se il signor Vicious nello suo studio ha un phon, e domanda al maggiordomo se per favore te lo può portare. Ok, e cominciamo a riscaldare questa parte qua, vi faccio vedere bene. Eccolo qua, ragazzi, questo è il condensatore, questo viola. Questo qua è gonfio, quindi onde evitare problemi, prima di smontare tutto facciamo un piccolo test. Quindi riscaldiamo il condensatore e vediamo se si accende. È l'unico che ci arriva, l'altro filo è corto. Questo sa, sai qual è? Sembra quello lì di coso, di... Era di mia nonna, l'ho Bravo. trovato. Ma funziona, sembra che ci Funziona, mancava... vedi che è un pochino Terminato. ammendato. Ci manca un... Un Vabbè, paio comunque. Allora, di... Due riscaldiamo volte su subito... tre prendo la corrente. Perfetto. Riscaldiamo subito il condensatore e vediamo se dopo si accende. Questo è proprio Con due velocità però. Ok.
Perfetto ragazzi, dopo aver riscaldato spostiamo la telecamera perché ci sta in mezzo alle scatole, prendiamo il suo cavo di alimentazione. Salvo, dov'è il suo cavo di alimentazione? Che è al maggiordomo? E là è tutto tirato. È tutto tirato, perfetto, allora dobbiamo spostarci con tutta la situazione. Inserire qua, non toccare altre parti, non so se si vede qualcosa, ma va bene, attendo a non toccare altre parti, piano. Era lo filo, Okay. Ok, ora vedi, si è acceso, quindi vuol dire praticamente che il condensatore elettrolitico è il problema. Quindi che cosa dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo smontare la scheda RGB, cioè la scheda MyBoard, disaldare il condensatore e sostituirlo, con la speranza che io ho il condensatore. Quindi ora signor Bishop si stacca la presa senza rimanere fulminato, grazie. Ok, perfetto. Ritorniamo al posto lì, alla sua postazione. Perfetto. Ora cominciamo lo smontaggio. Intanto Bishop, se vuoi far chiedere qualcosa, come mai, perché ti ho visto molto sbalordito da quando si è acceso subito. No, io pensavo che mi dicevi da ora in poi quando devi accendere il televisore devi attaccare il fono. Avevo paura di questo. No, non c'è da dire niente. Il televisore è comprato, se non erro, nel 2008 a 399 euro. La fantascientifica. Allora ragazzi, punto d'attenzione, ve lo ripeterò forse sia io che Salvatore. Quando facciamo un lavoro di questo, quando abbiamo l'alta tensione, cioè questa parte qua dove c'è la 220, dobbiamo sempre ricordarci di scaricare il condensatore grande che può portare fino a 450 volt, quindi non è letale per un uomo, però fa un male cane. Prego, Salvatore. Non so cosa dire. Allora, innanzitutto, se vi piacciono i retro gaming, vi consiglio di andare sul secondo canale di Marco, che fa del retro gaming, e in questo periodo c'è pure sfidata a me e ad altri youtubers. Però logicamente io sono il più forte perché è il più figo. Vabbè, che ha più iscritti. No, ma c'è qua questa spina, potresti usare. Deve avvicinare tutto però. No, vabbè, dopo la vicino. Andiamo là che c'è più luce. Ora, dica Salvatore. Una domanda, adesso lei deve smontare il condensatore, ma lei ha un condensatore qui a portata di mano? Buick the cool, come dicono in francese. Allora, ne abbiamo di tutti i tipi, speriamo che, tu immagini con la fortuna che abbiamo, non cioè, abbiamo quello. Allora, questo è un... Sai che non lo vedo? È un condensatore, su questo siamo sicuri. Allora, posso dirti che fa parte del televisore, qua ci siamo vicini. È un... È attaccato 25 una... volt a 470. Okay, 25 volt a 470, a 470 watt, da non confondere i watt con i volt che sono due cose differenti. Ah, la palla, pensavo che facevi i tagli, non lo so. Scusa, tu di solito sei un pallantino assurdo che devo bloccare sempre, ma quando devi parlare non balla. Attento che ti bruci la gamba però, Sì, non ci preoccupi, avvocato, delle cause perse. Allora signori, come vedete, allora ditemi una cosa, rispondete nei commenti, chi è meglio come telecronista, come supporter del canale? Io, Vicious17 oppure Francesca? Qual è la migliore? Vediamo se possiamo licenziare Francesca. Okay. Allora, scusami se interrompo, volevo dirvi ragazzi, allora questo qua è un 470 a 25 volt, quindi 470 microfarenheit per i più pignoli, a 25 volt. Invece siccome non ce l'ho da 25 volt, lo mettiamo da 50 volt, però a 470 Fahrenheit andrà benissimo. Chiedo scusa l'interruzione. No, prego, così stiamo dicendo, licenziamo a Francesca. Ah no, quella là è la luce. Ok, aperto il grado del corridoio. Ok, tutto a posto. Ok. E stavo dicendo, licenziamo a Francesca e vengo io. E Francesca la spolognamo a fare solo
a fare cucina. Solo i video sul canale di cucina. Se non sapete di che cosa sto parlando, sotto troverete dei link in descrizione oppure nei canali consigliati direttamente sul canale di Riparare Low Cost. C'è anche Easy Chicken. Allora, io volevo chiamarlo, io ho detto, ma richiamiamolo Cucinare Low Cost, così siamo molto più vicini. Allora, Francesca si incazza proprio okay. Di brutto. Allora ragazzi, scusa se ti interrompo, a volte io ti devo interrompere perché devo spiegare cosa devo fare. Allora ragazzi, perché sono con pennello alle mani? Perché devo segnarmi i vari connettori che vado a staccare. Così almeno posso, mi ricordo tranquillamente che ho staccato questi connettori. Prego. Posso? Sì, sì. Allora, il canale si chiama così, poi Francesca ti chiedo scusa. Affatto. A proposito di canali, voglio menzionare un canale che ho conosciuto proprio stanotte tramite il canale personale di Sinergo, di quei due sul server, quello che parla solo di coso, che parla solo di cinema. Ho trovato un canale da Imperator Food, mi pare se si chiama, l'imperatore del cibo. È stupendo perché uno che sa, almeno sa quattro lingue, gli ho sentito parlare. Sa il polacco, il cinese, l'italiano, il francese, almeno 4. Fa ricette che sono bellissime, spettacolari, con uno stile tutto suo, particolare, e penso che sia un professionista del settore della cucina, perché ha attrezzature, tranne un frullatore che ce l'ha brutto come il mio, tranne uno che serve per macinare così roba da battaglia, piccole cose, ha tutta roba, in poche parole, proprio per pochi professionisti, nemmeno un appassionato di cucina c'è tutto questo. E lo posso assicurare perché la mia ragazza è un'appassionata proprio di cucina e di dolci e ne ha un bel po' di attrezzatura, ma non fino a quel punto. Poi, allora, posso farmi pubblicità? Prego. Allora, vabbè, me mi conoscete, visto 17, l'informatica papà. Ha fatto Marco una faccia, che ero stronzo un po' che parola. No comment. Però se andate sul mio canale, c'è pure un altro canale, noi nelle descrizioni, nei canali consigliati da altre parti, noterete un altro canale che si chiama Vicious Game, dove io faccio gameplay. Anch'io faccio gameplay. E non faccio gameplay. Anch'io. Di dove vanno? A proposito, iscritto, ricambio. Iscritto, ricambio. Io ricambio a tutti, ricambio, va bene. Comunque a volte la faccio la merdata. Iscritto, ricambi, tu iscriviti prima da me, gli dico io. E poi fa quello. Ma è bello che poi si tolgono, capito? Questo è il. Ma non mi frega niente proprio. Cioè nel senso, non me mi interessa e basta. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare un attimo. Quando verrà caricato questo video? Credo che settimana prossima. Settimana prossima, quindi più o meno siamo in un argomento abbastanza recente che è successo tempo fa su YouTube, una specie di piccola guerra nostra di youtubers. Posso citare Francesco Sole? No. Perfetto. Signore, no, sai perché siamo ancora troppo piccoli per parlare di queste cose. No, tira la nostra. Ah, vabbè, poi faremo un vlog o una live insieme e ne parleremo di queste cose. Ma ti ripeto, io ti consiglio di fare una collaborazione, se vuoi parlare di queste cose, con il mitico Daniele Andreani. Un grande, un mitico. Ciao Andrea! Oh Daniele, scusa! Questo si chiama tono ironico. Vedete, ma guardate, ecco perché io dico Marco deve stare con me a fare video. Perché voi non lo vedete, io devo un attimo, devo fare. No, aspetta che sono pure senza cappello, quindi lascia stare. Mi scusi. Prego. Perché in questo momento Marco c'è il sorriso. Con me ride. Con Francesca scopo. Guarda, non lo so. Se vuoi ti do il mio cane. No, quindi preferisco. Però con Francesca sei tutto serio, mamma mia. Ma con Francesca giustamente. Ogni foto frame è una foto più lavabile, tipo. No, purtroppo ragazzi. Voi non lo sapete ragazzi, ma quando vedete pure Salvatore con la sua ragazza, non è che spizza di felicità, eh. Io l'ho visto varie volte fuori, no, dipende, con una faccia persa. Dipende, quando mangio sono felice perché cucina lei e cucina bene. Ma pure lei, Francesca, cucina benissimo. Sì, però la differenza è che io scopo con la mia e tu con la tua. Assolutamente sì.
Ma il discorso qual è? Il discorso è che giustamente quello che poi, come puoi essere con un amico, non potrai mai esserlo con la tua ragazza, giustamente, non puoi parlare di cose particolari, perché giustamente le ragazze cominciano a fare oh, che schifo. Oddio, però con un amico se me lo proprio me lo chiede supplicando per favore buttami un pochino, ah. Io... No, che cazzo c'entra questo? Ah, pensavo questo dicevo. Non sto dicendo giochetti erotici, sto dicendo soltanto a livello anche di linguaggio, a livello di pensieri. Cioè, giustamente, tra uomini ci capiamo meglio. Sì, certe cose sì. E non è che posso... Interrompo un attimo il discorso senza senso per andare avanti con la riparazione. Ok, ragazzi, sono riuscito a smontare la scheda mainboard. Abbiamo il nostro... Ah, per fortuna abbiamo praticamente una pista con doppia saldatura. Cioè, con doppi binari. Cioè, sia superiore e posteriore. Però c'era la possibilità di togliere tranquillamente il condensatore. Si vede? Qua. Ok. Allora, signor Findus, ora... Ah, signor Findus è meglio di un apprendista... Io faccio lo scaldasaldatore. Lei non sa dove è stato quel saldatore, però. Ah, per fortuna che... spero che con la alta temperatura sia sterilizzato. Vabbè, allora, signor Vicious, mi sa che dobbiamo... Oh, se non ha una prolunga, signor Vicious. No? No? Sa perché? Perché proprio sono una questione di centimetri. Devo sapere. Un dopo sposta più di là. Come fino. Come fino e delicato. Vabbè, comunque spostiamo tutto. Signor Vicious mi aiuta. Porta tutta la baracca. Spostiamo. Attenzione alle viti. Attenzione a come ti fai piano, perché altrimenti si scaccia tutto. Vabbè, tanto il tecnico è qua a portata di mano. Se si rompe. Ma non è che il tecnico ha le mani sante. Ah. C'era le mani sante. Ok, allora ragazzi, troviamo il condensatore. Troviamo il condensatore e lo dissaldiamo con il nostro saldatore a pistola. Ok. Però dopo aver fatto questo, signor Vicious, Vuoi una postazione, ti vuoi sedere, lo vuoi no, mangiare no, meglio? No, basta che mi tengo un attimo il postatore. Ok, appoggiamo il posa. Aspetta. Il posa saldatore nuova. Questo farò anche l'unboxing, questo posa. Ti. Aspetta, non mi sono la postazione. No, ti ho parlato della postazione per metterti più comodo. No, prendo un'altra cosa, però non mi ricordo più. Il condensatore? Lo preservativi? No, lo stagno. Lo stagno? Solo lo stagno, è possibile. Ok. Ok, ci scaldiamo un po' la punta. Stagniamo un po' la punta. Ah, sì, com'è brutto. Vuoi un po' di stagno? Ah, allora, perché non ti metti più comodo, che se no ti... No, non ti preoccupare. Se ti muovi poi vola via una pista. Speriamo di no. No, perché tra le tante cose poi io ho ospiti e gli voglio far vedere la televisione. Ragazzi, come vi abbiamo già detto all'inizio del video, questo diciamo che si chiama collaborazione tra, non dico youtuber, ma tra amici. Tra nel amici. Senso che, il video è solo una scusa. Che ci vuole? Aspetta un attimo. Prima di fare una gaffa. Ti prendo un fazzoletto, un qualche cosa? Una raspa? No. Così non ci rimangono le piste. No, ok. Tieni qua. Sono i bagni di questa maniera. No, per fortuna non è stato... Come fa danni? No, non abbiamo fatto danni. Per fortuna non abbiamo fatto danni. Ok. Il mio televisore poteva morire. Allora, aspetta che mi sposto perché lo so. Ah, ti vado a vedere l'altro computer. Ok ragazzi, abbiamo tolto il condensatore, come possiamo vedere sotto c'è la parte positiva e negativa, quindi non c'è bisogno di controllare, di disegnarci il negativo e il positivo, perché non c'è bisogno, perché si vede subito. Ora andiamo a installare il nuovo condensatore, striscia grigia ovviamente è negativo,
Ok. Abbiamo finalmente inserito il condensatore. Ora andiamo a saldare. Ovviamente ragazzi mi scuso per la qualità del video e soprattutto della qualità della lavorazione in questo caso, perché non sono a casa mia, non ho attrezzature, diciamo che sono a molto ambulante oggi e quindi giustamente ho meno accessori, quindi posso fare meno a livello di riprese e tutto quanto. Ok, tagliamo. Ok, ora ragazzi però l'ultima cosa, io vorrei andare a vedere qua sotto cosa c'è, nel senso che vorrei vedere all'interno di questo case se ci sono danni. Comunque per il momento ragazzi ci fermiamo qua, proviamo la scheda, se il signor Findus, signor Salvatore viene. Signor Salvatore, se può venire, grazie. Sì, stavo facendo l'altro computer. Sì, ma è già finito o cosa sta? Sì, ma devo installare i driver. Ok. Ma non si fa l'aggiornamento automatico? Mo' è caricato Windows. Ah, ok. Mi scusi. Prego, prego. Scusi, mi sono permesso a chiedere. Non si preoccupi, dottore. Avvocato. L'avvocato ha dato 5 salari in una volta, ti do io. Allora. Tanto noi ce le compriamo, abbiamo la partner. Non c'è bisogno di diploma per avere la partner, ragazzi, mi raccomando. No, ricordate per comprare la laurea. Ah, sì. Io l'ho comprata così. Con la laurea. Io sono diplomato 3 volte alla CEP. Alla CEP, però. Perché mi piace spendere soldi? Cioè, perché mi piace aiutare l'economia. Perché mi piace incontrare Totti e Buffon. Bravo. Con tutto ciò che il calcio non ne capisco un cazzo. Ma comunque, sono due che giocano a pallone, non ti preoccupare. Ma il pallone è una cosa rotonda, giusto? Sì. Ok, a posto, va bene. Anche le tue palle sono rotonde, soprattutto tonto. Fai video con Francesca. Ora Francesca si ingazza. Arrivo come un condor. Secondo me è già lì che schiamo le orecchie comunque. Allora ragazzi, abbiamo collegato tutto, abbiamo collegato questi due, abbiamo collegati, non c'era più niente. Ok, possiamo provare la scheda. Signor Vicious, nel frattempo che prendi il cam, dopo tutto questo che ho fatto tutte queste battute, ma ugualmente al matrimonio mi ci invitate lo stesso? Ok, colleghi la presa così almeno nessuno. Ok, inserito. Ragazzi, allora abbiamo riparato un televisore. Potete fare una prova? Vediamo le ciglia. Sì, sì, potete anche sì, l'antenna, così almeno vediamo un po'. L'antenna? Sì. Ok. Ora lo chiudiamo, forse l'altra parte. No, è un po' più sotto. Aspetta, ci vediamo. Ok, abbiamo spento. È su, sì. Accendiamo. A volte si chiude da sola, capito? Spengo? Chiudi. Signor Vicious non si fida della mia relazione. No. Dopo 15 anni di amicizia non si rende conto che sta rovinando tutta l'amicizia. Capro ospiti, ci guardiamo pure film e puttanate varie. Perfetto, chiudi. Perfetto ragazzi, abbiamo quindi riparato un televisore da cos'è, un 22 pollici? Questo è 26 pollici. 26 pollici con un costo di circa 26 centesimi il costo di un condensatore. Quindi ragazzi, state attenti quando portate qualcosa da riparare, non portatelo, fatelo controllo da solo, eccetera eccetera. Un saluto da Riparelo Costo, un saluto da Vici 17. Ciao ragazzi!